Per il secondo anno, Confartigianato Ravenna, con una propria rilevazione, ha messo in evidenza difficoltà e prospettive delle piccole e medie imprese in questo grave momento di crisi economica. Un'occasione per presentare dati che indicano come il mondo dell'artigianato abbia voglia di andare avanti e di non soccombere sotto la crisi economica. Un'occasione anche per parlare di quelle centinaia di piccole e medie imprese che in questi anni di durissima recessione economica hanno garantito e continuano a garantire lavoro e quindi reddito a migliaia di persone. Tanti i temi e i dati presentati grazie all'analisi realizzata da Confartigianato. I tempi di pagamento, gli investimenti, imposte e tasse comunali, senza tralasciare un'analisi del fatturato, degli ordini del personale dipendente e delle esportazioni. Ma la positività si vede attraverso questo dato. Nonostante gli analisti giudichino il 2014 ancora un anno difficile, il 19% degli artigiani coinvolti immagina di migliorare le proprie performance proprio nel 2014. Abbiamo potuto elaborare una serie di dati che, sotto almeno alcuni punti di vista, ci permettono di guardare, a un futuro, leggermente meno in salita, direi così. Ci ritroviamo, una evidenza di, investimenti anche fatti con, impegni personali e quindi con una messa in discussione in modo diretto delle persone, degli imprenditori che cercano di mantenere gli impieghi, mantenere dei posti di lavoro e comunque ricchezza ed economia positiva. Ci ritroviamo quindi una serie di fattori che ci lasciano ben sperare in una leggera ripresa. Ovviamente sarà lunga, sarà una strada impegnativa e prima di recuperare il terreno perduto ci vorrà del tempo. Sicuramente questi dati comunque indicano che chi è riuscito a gestire questi anni così complessi e difficili riesce ancora a creare quel supporto sociale, quindi i posti di lavoro che servono per andare avanti alla nostra comunità. Le imprese che hanno risposto a questo questionario hanno proprio evidenziato che il momento così complicato può essere superato grazie a un po' di fiducia e anche a qualche investimento oculato. Ci ritroviamo ovviamente in un momento in cui gli investimenti sono fatti con mille riflessioni, mille attenzioni, però troviamo anche qualche segno appunto positivo. Dalle istituzioni cosa vi aspettate, o perlomeno cosa si aspettano questi eroi che riescono a sopravvivere nonostante la crisi? Beh, dalle amministrazioni locali, ma anche direi a livello nazionale, credo sia giusto dare lustro a questi virtuosi. È giusto, appunto, creare un circolo virtuoso su chi investe e supportarlo con, almeno delle semplificazioni e una serie di magari piccole agevolazioni che possono essere fatte nel rispetto di tutte le leggi che abbiamo, però che possono servire da ulteriore propulsore ad avere magari qualche stimolo in più. Questo comparto, il comparto del mondo, del settore dell'area dell'artigianato, quanto è importante per il nostro territorio? Beh, dobbiamo considerare che se togliamo le imprese agricole abbiamo il 97% delle imprese che sono composte da imprese artigiane, quindi è polverizzato, non fanno probabilmente notizia perché sono tutte piccole realtà, però se viste nel loro insieme fanno veramente parte di una maggioranza quasi assoluta. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.